Siamo a Bonn, COP23, dove abbiamo intervistato Carlo Carraro, vicepresidente dell'IPCC, del gruppo che si occupa di mitigazione, al quale abbiamo chiesto cosa ne pensa, di questa COP23 e in particolare anche della presidenza Fiji. La COP23 era una COP di transizione e si sapeva, prepara la COP dell'anno prossimo in cui i paesi dovranno rivedere i propri obiettivi e le proprie ambizioni. E purtuttavia la presidenza Fiji è stata importante perché ha portato all'attenzione dei delegati qui alla COP i temi dello sviluppo economico, i temi degli impatti molto importanti che avranno i cambiamenti climatici sulle piccole isole e sui paesi più vulnerabili, che sono i paesi in via di sviluppo e che soffriranno ulteriormente dei cambiamenti climatici proprio a causa delle difficili condizioni economiche in cui versano. Quindi la presenza Fiji è importante per far capire come il cambiamento climatico abbia impatti non solo sulla crescita e sulle risorse, ma anche sull'equità di questa crescita. Non è potuta poi mancare una sua valutazione sul raggiungimento degli obiettivi che ci siamo fissati a Parigi. Sicuramente i paesi sono in una buona posizione per rispettare gli impegni presi a Parigi in termini di riduzione delle emissioni. Più difficile invece è che questi impegni siano sufficienti per contenere la temperatura, l'incremento della temperatura entro i 2 gradi o addirittura entro il grado e mezzo. Lì il percorso è ancora molto complicato e richiederà riduzione delle emissioni ben più consistenti dopo il 2030. Tra 2030 e 2050, probabilmente anche grazie al progresso tecnologico che avremo a disposizione, dovremo essere in grado di ridurre le emissioni fin quasi a zero al 2050. Ci sono poi delle nuove tecnologie che possono aiutare la transizione, nuove tecnologie come la CCU. Il progresso tecnologico è essenziale per riuscire a contenere l'incremento di temperatura entro i 2 gradi ed sono essenziali diversi miglioramenti tecnologici nel campo dell'efficienza energetica, nel campo dello storage dell'energia, ma soprattutto dovremo cominciare a pensare a come togliere dall'atmosfera non soltanto le emissioni anno per anno, ma anche quelle del passato, perché ne abbiamo emesse fin troppe. Per farlo, rimuovere l'anidride carbonica è possibile, ma il tema è che cosa farne. E le tecnologie più interessanti sviluppate negli ultimi anni permettono di riutilizzare l'anidride carbonica prelevata per produrre materie plastiche o per produrre combustibili. E questa è una strada molto interessante perché aumenta la convenienza economica delle tecniche di rimozione della CO2 e quindi allo stesso tempo dà un beneficio di tipo economico, oltre a quello ambientale, ovviamente di controllo del cambiamento climatico. Un altro aiuto invece può venire dai meccanismi di carbon pricing, come ad esempio può essere una carbon tax. Ma sicuramente sì, il carbon pricing è cruciale perché dà il segnale agli investitori, a tutti gli operatori economici, per ridirezionare in un'ottica più sostenibile i loro investimenti. Quindi ne abbiamo assolutamente bisogno. In Europa ne abbiamo bisogno in particolare perché il meccanismo di mercato dei permessi, di ETS, che oggi abbiamo a disposizione è largamente insufficiente, sia dal punto di vista dei valori, i prezzi, gli incentivi, i segnali che dà il mercato sono troppo limitati. Il prezzo oggi è di circa 5 euro a tonnellata di carbonio e non è sufficiente per spostare gli investimenti in modo massiccio. E quindi abbiamo bisogno di un prezzo più elevato. Ma dall'altro lato abbiamo una copertura del meccanismo dei permessi che è limitata, non arriva al 50% delle emissioni complessive. E quindi una tassazione delle emissioni, quindi un carbon pricing, potrebbe permettere di inviare i giusti segnali anche di comportamento, soprattutto anche a quella parte dell'Europa che non è oggi coperta dal mercato dei permessi. Ed infine una domanda sul prossimo report dell'IPCC, report speciale che comincia ad affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici al target di 1,5 gradi. È stata predisposta la prima versione del rapporto, adesso sono stati ricevuti i commenti da parte di tutti i paesi del mondo che hanno ricevuto il primo draft e gli esperti che lo stanno scrivendo stanno completando la redazione del secondo draft. Dopodiché il processo di revisione continua e si arriverà per la fine del 2018, auspicabilmente prima della prossima COP che si svolgerà a Katowice in Polonia, alla pubblicazione, all'approvazione da parte di tutti i paesi che fanno parte dell'IPCC e alla pubblicazione di questo nuovo rapporto.
le conclusioni che stanno emergendo sono un po' quelle che si dicevano prima. È molto difficile riuscire a rimanere al di sotto di un grado e mezzo, visto che un grado la temperatura l'ha già preso, è già aumentata, se non si elimina lo stock di emissioni e non soltanto il flusso. Se si interviene solo sulle emissioni da adesso in avanti non è sufficiente, dobbiamo intervenire anche su quello del passato, ed è per questo che l'innovazione tecnologica diventa molto importante.